Ma intanto a Pescara prosegue e si va a concludere questa settimana AstraZeneca. Oggi somministrazioni in corso al palafiere di Via Tirino e vedo collegata in diretta proprio da lì la nostra Antonella Micolitti. Allora, buon pomeriggio Antonella, ti vedo con l'assessore Seccia. Quali sono le risposte dei pescaresi, dei cittadini della provincia di Pescara anche al vaccino AstraZeneca di cui si è tanto parlato? A te. Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio ai telespettatori della TG8. Sì, siamo all'interno del palafiere di Via Tirino a Pescara, dove al momento le vaccinazioni sono sospese dall'1:30 per poi riprendere però tra un po' alle 3, mi diceva l'assessore. Alle 15 riprenderemo, c'è il cambio turno dei medici, pertanto c'è quest'ora e mezza per pranzare e per mettere questo passaggio di consegne. Innanzitutto vicino a me abbiamo l'assessore Eugenio Seccia, che è assessore alla protezione civile. Si è già svolta la settimana AstraZeneca, oggi sono immunizzati per la verità anche con, non solo con AstraZeneca, anche con Pfizer, poi da lunedì fino a mercoledì, ma si potrebbe proseguire anche oltre se ci sono dosi a disposizione, gli over 60 residenti in provincia di Pescara prenotandosi sul sito del comune potranno accedere alla vaccinazione AstraZeneca. Esattamente così, durante la settimana noi effettuiamo una programmazione ordinaria tra Pfizer e AstraZeneca e della settimana scorsa ci è stata riconfermata la fornitura di 1100 dosi AstraZeneca, così che abbiamo potuto aprire la piattaforma di prenotazione del comune dove gli ultra sessantenni possono scegliere sia l'ora, ovviamente il luogo è il palafiere, e il giorno per potersi vaccinare. Mercoledì si interromperà, ma speriamo che ovviamente l'ASL ci sia dia disponibilità di altri vaccini per poter fare ulteriori giorni dedicati alla AstraZeneca Week, magari anche con l'apertura da lunedì degli ultra cinquantenni. E diciamo che c'è vinta la diffidenza di questo vaccino AstraZeneca, tant'è che le vaccinazioni proseguono a tambur battente. Quanti al giorno, assessore? Le vaccinazioni globali qui sono 1200 e sono velocità abbastanza regolata, perché potremmo farne oltre 2500. Di AstraZeneca ne facciamo circa 500-600 al giorno, per la parte eccedente circa 300 che ci viene data dalla ASL. Bisogna dire che se si è prenotati sul sito delle poste è bene disdire la prenotazione se ci si vuole prenotare sul sito del comune. Altra cosa importante, i moduli da scaricare. Sì, assolutamente, è una cosa che permette di visualizzare l'operazione e ridurre i tempi morti per quanto riguarda, in attesa di fare l'inoculazione, scaricandoli dal sito del Comune di Pescara, riempiendoli. Ovviamente le parti dove non si è in grado di riempirle saranno oggetto di trattazione da parte dei medici nell'anamnesi. Voi avete detto come Comune di Pescara contiamo di raggiungere l'immunità entro l'estate ben prima della media regionale. Ci proviamo, abbiamo la struttura che è in grado di farlo e ci proviamo perché ci vorremmo riuscire, dosi permettendo, perché ovviamente la gestione di Pescara è molto complessa, ma essendo concentrati la città può essere in grado di raggiungere entro l'estate l'immunizzazione di gregge prima di quella effettivamente della regione Abruzzo. Carmine, un'ultima domanda voglio fare all'assessore. Ieri noi abbiamo seguito la visita del generale commissario Figliuolo e anche del capo della protezione civile Curcio, che sono venuti qui e hanno fatto i complimenti all'amministrazione, all'intera struttura, protezione civile, polizia municipale, ovviamente personale sanitario, perché questo è reputato un vero e proprio centro di eccellenza per le vaccinazioni anti-Covid. Sì, quello che ci ha detto Curcio in privato, ma l'ha detto anche Figliuolo in pubblico, Pescara rappresenta un'eccellenza italiana della vaccinazione e ne siamo fieri ed orgogliosi. Grazie che hai citato la Polizia Municipale di Pescara, che veramente insieme alla Protezione Civile Comunale e alla Croce Rossa ogni giorno sono impegnatissimi su questo fronte, perché l'amministrazione ci ha scommesso e vuole raggiungere questo obiettivo di immunizzazione di gregge nel più breve tempo possibile. È una sfida che, vaccini permettendo, vogliamo cogliere. Non so, Carmine, se hai domande da studio per Antonella, l'assessore. Antonella, soltanto pochi secondi per far ricordare dall'assessore ai pescaresi che comunque, nonostante i casi siano crollati in città, bisogna sempre mantenere le precauzioni, soprattutto in questo fine settimana, perché non bisogna abbassare la guardia.
Certo, mi diceva Carmine giustamente che i casi sono crollati a Pescara e nella provincia, noi siamo tutti contenti, però il maledetto virus c'è e circola ancora, è un virus subdolo, quindi assolutamente non bisogna abbassare la guardia. Rivolgiamoci ai pescaresi e a coloro che vengono a Pescara. Assolutamente, mai sottovalutare questo calo, bisogna tenere il fronte duro perché rappresenta le precauzioni sanitarie, rappresentano l'unico modo per evitarlo, insieme ovviamente alla vaccinazione. Dobbiamo ripartire socialmente a Pescara, dobbiamo ripartire economicamente. Per fare tutte e due queste cose dobbiamo stare attenti prima di tutti noi, dobbiamo crederci indipendentemente dal vaccino, indossare le mascherine, igienizzarci, rispettare le distanze tra interpersonali e ovviamente speriamo di tornare alla nuova normalità il prima possibile. Noi ce la mettiamo tutta, ma soprattutto la cittadinanza, a me per primo, dobbiamo impegnarci per questo. Bene. In bocca al lupo allora, viva il lupo, diciamo noi all'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia e a tutti coloro che ruotano attorno alla vaccinazione anti-Covid, che è l'unica e una delle armi di difesa che abbiamo per combattere il coronavirus. Io ti restituisco la linea, ti auguro una buona giornata, come l'auguro ai telespettatori del TG8. Allora Antonella, noi ci aggiorniamo nel pomeriggio, magari andrai un po' in giro per la città per vedere se si eviteranno gli assembramenti, insomma se si riuscirà a vivere un fine settimana all'aperto, perché no, ma comunque in modo più sereno e regolato rispetto al weekend del primo maggio, per toglierci insomma queste ultime preoccupazioni. Grazie.